Varata questa mattina, intorno alle ore 13, nella sala del segretario generale della Giunta Palazzo di Città di Grottaglie, il primo esecutivo del mandato alla Brese, una giunta che è nata di venerdì 17 e il primo segnale non proprio positivo c'è stato con l'assenza ingiustificata dell'assessore Maurizio Stefani in quota ai Cattolici per il Sociale, una delle due liste civiche della coalizione Grottaglie Oltre, che ha come riferimento l'ex sindaco Bagnardi. Senza tanta manfrina, il sindaco Alabrese ha preso atto di questa assenza adducendola ad un momento di riflessione e confronto all'interno della stessa lista e comunque ha dichiarato: il posto in giunta per i Cattolici per il Sociale rimane lì, devono solo decidere loro sul da farsi. Io ho convocato i segretari dei partiti, i coordinatori, i nominati assessori e per informazione vi dico che tutti hanno accettato una delega nel mentre giovane Maurizio Stefani, per ragioni che al momento non vorrei non sapere nemmeno indicarvi, si è riservato di valutare, quindi, come dire, la delega comunque è a disposizione secondo anche il mio criterio di ripartizione delle deleghe e dei ruoli, sempre all'Unità dei Cattolici del Sociale. Ascolterò le ragioni, mi indicheranno delle loro particolari esigenze, le loro riflessioni. È scontato che per responsabilità io avevo la necessità di costituire quanto prima, e io l'avevo già detto a tutti, che entro ieri avrei dovuto costituire la giunta perché ci attendono atti urgenti, poi dire, qualsiasi altra riflessione che può richiedere del tempo non mi spaventa. Chi fa politica sa che bisogna sempre entrare nell'ottica che ciò che noi dobbiamo fare non sono, come dire, cure di interessi di partito o personale, ma sono gli obiettivi generali, ovvero sia le cose che servono per questa città. Una giunta claudicante, ma fortunatamente per metà a tinte rosa, e dove per la prima volta si annovera un vice sindaco donna, Daniela Diligente, alla quale è stata assegnata, oltre alla delega di vicaria, quella delle attività produttive, industria, artigianato, commercio, fiere e mercati rionali, a cui vanno aggiunte automazione, servizi informatici, servizi democratici e statistici, trasporti locali. La Diligente è diplomata in scienze infermieristiche, attualmente in servizio presso il distretto sanitario numero 6 di Grottaglie. Ricoprire questa carica di vice sindaco sicuramente non è un traguardo e né una vittoria da parte mia. Però posso definire che è l'inizio di un lavoro che io mi impegno, e del resto io sono grottagliese, amo la mia città, anzi sono innamorata di Grottaglie, e quindi ho intenzioni di, insieme ai miei colleghi, ecco, li definisco miei colleghi, di dare sviluppo, perché Grottaglie ha delle grosse potenzialità. Quindi insieme possiamo rendere questo paese un paese vivibile, migliore, e soprattutto rendere veramente Grottaglie la perla dello Ionio, se vogliamo, perché ha tante risorse. Il mio impegno è quello di creare un gruppo, di creare collaborazione da parte di tutti, ecco, questo è quello che voglio, di avere la parola d'ordine collaborazione da parte di tutti, solo questo. Il sindaco ha voluto assegnare due deleghe fuori quota dai partiti, a Maria Pia Ettore, docente di lingua inglese al liceo Moscati, alla quale è stata assegnata la cultura, pubblica istruzione, itinerari culturali, marketing della ceramica artistica e artigianale. Il contributo, la disponibilità, tutto l'impegno e la volontà di servire la città di Grottaglie. Nello spirito della partecipazione, nello spirito dell'evoluzione e del progresso di questa città che merita, che ha tante potenzialità, che ha tanta voglia di fare, si tratta di incanalare le energie, di trovare le intese e di realizzare degli accordi positivi.
si tratta quello, perché poi la voglia di lavorare c'è, la disponibilità c'è, siamo pronti al lavoro, ecco. Ovviamente io parlo per me, per Gianmarco, mi permetto, visto che sei timido. Ma poi dico qualcosa anche. Quello che voglio dire è che dovremo ovviamente, avremo, io perlomeno avrò bisogno di qualche giorno giusto per poter declinare il mio profilo professionale con le necessità politiche, perché essendo una persona prestata alla politica, non dichiara provenienza politica, ho bisogno di entrare un po' nelle dinamiche, di conoscere i tecnici, di vedere ciò che è stato fatto per poi lavorare d'intesa con tutte le altre persone che il sindaco ha voluto invitare. Abbiamo già, anche nei primi incontri, nelle prime cose che ci siamo dette, abbiamo già trovato un'intesa femminile. Quindi, poveri uomini, questo. L'altro assessorato è quello all'ecologia e ambiente, servizi ambientali, ingegneria urbana, gestione diretta, protezione civile, parco naturale regionale, terre delle Gravine, ad un tecnico, Gianmarco Lupo. Come dire, un voler spendere quella che è stata l'esperienza un po' acquisita un po' in giro per l'Italia, no? In quello che è poi il mio settore professionale, metterla, spenderla per il comune di Grottaglia. Io sono grottagliese, quindi innanzitutto voglio dire quello che mi è stato dato, no? Sono contento di poter partecipare attivamente a quella che è una tematica probabilmente tra le più importanti, no? Per il comune di Grottaglia, di cui si parla tanto, quindi mi auguro insieme a te per tutta la giunta di fare qualcosa di veramente importante, che, come dire, si orienti effettivamente a quella che è quella definizione di sviluppo sostenibile. Tutti si riempiono la bocca con queste belle parole, no? Sui giornali si legge molto spesso sviluppo sostenibile. Una cosa è scriverlo e leggerlo, una cosa sì, però metterlo in atto, diciamo, è qualcosa di molto, molto, ma molto più complesso. Quindi solo questo. Mi auguro, voglio dire, di poter rispondere pienamente a quella che è stata la fiducia che è accordata dal sindaco. Mentre i due assessorati che spettano al PD sono andati, il primo a Chiara Maria Anastasia, avvocato che si occuperà di politiche della solidarietà, piano sociale di zona, casa di riposo, pari opportunità, affari generali, contratti personale, contenzioso e organi istituzionali. Io sono Chiara Maria Anastasia e sia io che Alfonso Michiarico siamo... Siamo assessori del Partito Democratico, che è il partito di provenienza del nostro sindaco. Che dire, credo di poter parlare a nome di tutti noi, ovviamente mi riporto a quanto già detto, però credo che ognuno di noi qui oggi abbia accettato questa grossa responsabilità ed è onorato di questa grossa responsabilità. Esclusivamente per l'amore della nostra terra e della nostra cittadinanza, quindi io credo che saremo in grado di lavorare insieme utilmente per poter contribuire a un miglioramento della situazione della nostra comunità. Questo è l'impegno principale di ognuno di noi e, ripeto, già dalle prime ore siamo riusciti ad ottenere un'intesa ottima sia nel gruppo femminile che in quello maschile. Che dire, l'impegno necessario, imminente in questo periodo di forte crisi economica non potrà non prescindere dall'attenzione alle politiche della solidarietà e quindi all'attenzione di chi è rimasto indietro. Un ottimo segnale. Un applauso. Vedete, sento bene che quando una piange vuol dire che è vero. Poi ci sono quelli che piangono, un ottimo segnale, ovviamente la composizione della giunta, che credo che sia, che costituisca una rivoluzione culturale notevole, e quindi va 4-4, 4-4, il mio massimo apprezzamento ovviamente al sindaco Calabrese, anche per questo. Vabbè, con il sindaco siamo molto, e quindi 4-3 per ora, però
Ho seguito comunque l'indicazione espressa dal sindaco e quindi l'ho data per scontata sulle parole anche espresse dal sindaco. Quindi, che dire, anche l'ingresso della nuova delega, non delle pari opportunità, credo che crei proprio la nota connoti l'aggiunta di quella novità di cui c'era bisogno. Quindi io mi limito a questo per quello che riguarda me stessa e mi auguro che riusciremo a dare un input, un impulso alla macchina amministrativa notevole affinché si rimodernizzi nei tempi e nelle modalità operative. Il secondo assessorato invece ad Alfonso Annichiarico, geometra, con le deleghe ai lavori pubblici, viabilità, gestione e manutenzione di impianti ed immobili, servizi ed iniziative per il centro storico, nonché arredo urbano. Il sindaco mi ha voluto conferire un flash soltanto su quello che potranno essere i programmi. Io ritengo che il periodo delle grandi opere sia terminato, abbiamo la necessità di dover eventualmente mantenere tutto quello che è il patrimonio edilizio di questa città e di conseguenza la prima attenzione sarà prestata alla manutenzione. Abbiamo necessità di dover eventualmente rivisitare la città e rivisitare tutte quelle opere pubbliche che magari in qualche modo sono state trascurate, ma non per volontà, perché questa amministrazione si prefiggeva altri obiettivi. Saremo sicuramente diligenti e attenti ad intercettare, ove ci sarà possibile, i finanziamenti che ci permetterebbero di realizzare altro, ma sicuramente il primo obiettivo di questa amministrazione sarà la manutenzione della città. Diciamo così che in linea generale il necessario per la manutenzione delle opere è stato realizzato. Io ritengo che Grottaglia all'interno della provincia sia sicuramente punto di riferimento per le opere pubbliche che c'ha. Mantiamo due palazzetti, mantiamo diversi asili nido, scuole che magari il circondario ci invita. Ad un certo punto bisogna mettere un punto e bisogna pensare anche all'arredo della città. Io ritengo che Grottaglia manchi di questo. In definitiva, fatte le grosse opere, io ritengo che bisogna eventualmente interessarsi di più di ciò che è l'ordinario, perché anche l'ordinario è importante per una Grottaglia più vivibile. Non bisogna dimenticarsi della piscina, no? Sicuramente, ma la piscina non l'abbiamo dimenticata, si è fatta un tantino speculazione, ma della piscina stavamo già lavorando prima della campagna elettorale, stiamo continuando a farlo e io ritengo che i risultati arriveranno molto presto. Alla laureanda Anna Ballo dell'Italia dei Valori è toccato politiche dei giovani, turismo, sport e tempo libero, associazioni, protezione degli animali e canile municipale, bilancio, servizi finanziari, patrimonio e progetti e government. Io sono il quote di due, voglio dire, il mio partito sin dall'inizio, sino a questo momento, ha aderito ampiamente a questo progetto, ci ha creduto fortemente, ha portato dei contributi anche programmatici e contenutistici e devo dire che ci onoriamo di poter finalmente stabilire un rapporto di dialogo con la cittadinanza su tematiche importantissime come le politiche giovanili, il turismo, la protezione degli animali, lo sport. Dunque siamo anche soddisfatti delle scelte compiute da tutta la coalizione e dal sindaco stesso. Riteniamo che questa giunta sia composta da persone competenti, capaci, rappresentative e sicuramente che si porrà nello spirito di collaborazione e di efficienza per quanto riguarda la nostra. Siamo ben soddisfatti soprattutto della delega alle politiche giovanili perché ci onoriamo di rappresentare Grottaglia anche in seno all'esecutivo e coordinamento nazionale giovani, abbiamo anche esperienze nel forum nazionale giovani e anche in contesti europei giovanili, per cui ci auguriamo di portare la nostra esperienza anche ai ragazzi. Infine, all'assente molto ingiustificato il giovane Maurizio Stefani è toccata l'agricoltura, centro servizi e organizzazione dei produttori verde pubblico, ma quest'ultimo pare che non abbia accettato la delega.